Oggi vedremo come applicare un soggetto, un disegno che ci piace di più su una sacchetta, in modo da poter personalizzare ancora di più il nostro progetto. Occorrente, due pezzi di stoffa, nel mio caso sono due quadrati da 35 cm, un paio di forbici, una penna termosensibile di cui vi ho già parlato, vi lascio qui il riferimento, il link dell'altro video, perché il procedimento anche del sacchetto è più o meno simile ma non uguale, una colla per tessuti, io questa l'ho comprata da Brico, e un nastro a vostro piacimento, insomma del colore che più vi piace. E poi per l'applicazione dovete stamparvi appunto un motivo che vi interessa, in questo caso io ho una mela. Vi lascio un sito molto carino con queste applicazioni da stampare, e più che altro è rivolto ai bambini, ma insomma ci sono dei motivi molto classici, molto semplici, e ovviamente un pezzo di stoffa a contrasto. Ferro da stiro pronto. Immancabile macchina da cucire e siamo pronti. La prima cosa da fare è di mettere dritto contro dritto le due stoffe. Poi faremo una cucitura lungo tutto un lato, prima normale e poi rifiniamo il tutto con una cucitura zigzag. Tagliamo bene tutti i filetti, io lo faccio con queste forbicine che fanno parte di un kit di IKEA. Stiriamo bene le due parti unite. Adesso su entrambi i lati prendiamo la misura di 1 cm per 4 cm di altezza. Tagliamo e ci aiutiamo con il ferro da stiro per fare una piega e facciamo una cucitura lungo i 4 cm sia da un lato che dall'altro. A questo punto pieghiamo esattamente a metà e sempre con il ferro ci aiutiamo per fare la piega. Se non vi sentite sicure potete fermare il tutto con degli spilli e ovviamente cuciremo lungo tutto il bordo. Adesso ci occupiamo dell'applicazione. Una volta ritagliato il soggetto scelto, mettetelo sopra la stoffa e con la penna termosensibile cominciate a ripassare tutto il vostro soggetto, in questo mio caso ovviamente la mela. Sempre con la penna termosensibile ripassate il tutto molto bene, tanto sapete già che con il calore verrà via tutto, quindi tranquille. Adesso con un po' d'attenzione e calma tagliate molto bene la vostra mela, in questo modo. Se volete rendere la vostra applicazione un pochino più rigida potete usare una teletta termoadesiva, però è un passaggio facoltativo. In questo caso io l'ho usata perché la mia stoffa a contrasto è veramente molto sottile. Per applicarla vi consiglio di mettere sotto un pezzo di carta forno, poi la mela rivoltata con il dritto sulla carta forno, sopra la teletta termoadesiva dalla parte della colla e poi stirate. Lasciate un pochino però fermo per qualche secondo. A questo punto tagliamo la teletta termoadesiva in eccesso. Siamo pronti per applicare la nostra mela, mettetela dove meglio credete e prendiamo in questo caso la nostra colla per tessuti. Se siete proprio audaci potete anche già cucire tutto intorno la mela. Però io vi consiglio di applicare la colla per tessuti e poi, se vi sentite, anche di cucire intorno come poi ho fatto io. Attenzione che soprattutto nel caso in cui volete cucire intorno non mettete la colla proprio sul bordo.
quindi in questo modo. Io ho voluto poi rifinire il tutto con il punto zigzag, ma ripeto, è facoltativo, in caso mettete un po' più di colla voi. A questo punto dobbiamo cucire i due lati rimasti, sempre facendo la doppia cucitura, una a dritto e poi rifinire col zigzag, in questo modo non si sfilacceranno i fili. Infiliamo la fettuccia aiutandoci con una spilla da balia e il gioco è fatto, abbiamo finito. Ecco qui la nostra sacchetta finita, questa l'ho fatta per il pranzo perché a scuola di mio figlio mi hanno chiesto una sacchetta per diverse cose, insomma una per il pranzo, una per il cambio di vestiti. E infatti ho fatto questa qui che vedete adesso e un'altra per lo sport che devo ancora fare, mi premeva prima farvi il tutorial. E quindi buon lavoro, io spero che vi sia piaciuto, mettete come al solito il mi piace se vi è piaciuto e naturalmente ci vediamo al prossimo video.